Ciao Milano, buonasera. Finalmente si riescono a fare questi benedetti live perché abbiamo avuto tutti questi problemi con le app di Facebook. Non andava niente, non andava Instagram, non andava Facebook, non andava niente, ragazzi. È stata una roba allucinante. Finalmente tutto funziona, ma sono live da un luogo dal quale non vi ho mai, mai, mai fatto un live. Mai, 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 è davvero. Mai, mai era una canzone. Mi sembra anche dei Colors, dei Colors. Guardate, anche c'è un tram che mi passa qui a fianco. Ma dove sono? Ma che cosa sarà mai? Ciao Silvia, ciao. Ma dove sarò mai? Che cosa sarà mai questo luogo? Ma dove sono? Lo conoscete? Allora, intanto buonasera a tutti, spero che stiate bene. Abbiamo avuto tutti una settimanona pesantona, ma finalmente è venerdì e cerchiamo insomma di fare un po' le nostre cose e di riuscire a fare un po' tutto quello che siamo abituati a fare, perché finalmente inizia il weekend. Ve ne devo dire di ogni che ce ne sono in questo periodo nel weekend. A Milano davvero ne abbiamo una marea da fare. Allora, Calogero mi dice: abito dietro, arrivo. Bravo Calogero, bravo, vieni qua. Ma ragazzi, allora qua io non ho mai fatto una diretta da qua, non sono mai partito da qui e tra l'altro c'è anche un concorrente che sta registrando un'intervista proprio qui davanti a me. Guardate, concorrenti, ma cosa credete di fare? Voi registrate, io vado live, cioè io vado live, ma che cavolo fate ancora? Registrate con le telecamere, vabbè. Allora, ciao Anto, cara, un bacione, poi. Michela Forte mi saluta da Bari, poi la Federica Podio finalmente mi saluta anche la mia fede e mi dice: ciao Paul, Santa Maria delle Grazie e il Cenacolo, sono nata 50 metri da lì, casa mia. Ma come, ma non sei di Ro, Fede? Pensavo fossi di Ro. Allora, poi la Vale, ciao Valeria. Allora, ciao anche alla Valeria, brava. Allora, quindi sono proprio di fronte alla Basilica di Santa Maria delle Grazie, una delle più importanti di Milano, e questo proprio è il Cenacolo Vinciano. Allora, come sapete, quando volete vedere il Cenacolo, l'ultima cena, chiamatela come volete, di Leonardo da Vinci, dovete venire proprio qua. Tutti si chiedono dove sia questa opera incredibile di Leonardo. Qui dentro, ragazzi, proprio qui. Bisogna prenotare online, fare delle code e bisogna proprio cercare di prendere il proprio posto. Ciao Stella, ciao Stella. Poi anche Giancarlo, Piero Angela, non so. Può essere. Ciao Beata Bea, addirittura Beata sei Bea, Beata te. Poi, vediamo un po'. Allora, quindi ragazzi, avete capito, io sono proprio qui di fronte alla Basilica. Questo è il Cenacolo di Leonardo da Vinci, questa è Santa Maria delle Grazie. Ovviamente non posso entrare live in chiesa, ma adesso vi indicherò anche un bellissimo chiostro che vi ho postato oggi sulla mia Nati per vivere a Milano. Perché se andate su Nati per vivere a Milano, troverete ovviamente sulla mia pagina tutte le foto che ho messo oggi del chiostro delle rane, che è proprio qui dietro alla Basilica di Santa Maria delle Grazie. E che cosa c'è qui davanti? Si vedono perfettamente i grattacieli di City Life. Allora, poi la Anto mi dice che è stupendo. Pingo Pingui, che non so chi è, bellissimo come nome, Pingo Pingui, stupendo. Vedete, proprio questo è un punto incredibile, perché se voi percorrete questa strada proprio in linea retta, arrivate direttamente alla Torre Hadid, che è la Torre delle Generali. Vedete proprio qua davanti a me. È City Life e si intravede benissimo anche la Torre Allianz. Io sarò in diretta lì domani pomeriggio perché lì c'è un altro evento di quelli top, c'è il tiramisù più grande del mondo domani lì a City Life, e quindi mi tocca andare a farvi vedere il tiramisù più grande, più lungo del mondo, non più grande del mondo, ma il più lungo del mondo. Pensate un po' che robe che vi faccio vedere. Intanto entriamo in piena ora blu, guardate che bella che è l'ora blu qui in Corso Magenta, è una delle vie più chic, più eleganti di Milano. E adesso ve la farò vedere tutta perché farò una bella passeggiata per voi in Corso Magenta. Tanto voi, come sempre, scrivetemi da dove mi seguite, perché mi piace tantissimo salutarvi da tutte le città d'Italia o anche dall'estero dalle quali mi state seguendo. Quindi siamo partiti proprio dal Cenacolo di Leonardo da Vinci. Quindi, quando voi prenotate per venire a vedere l'ultima cena di Leonardo, verrete proprio qui. Questa è l'entrata ufficiale del Cenacolo ed è proprio accanto, come vedete, all'entrata di Santa Maria delle Grazie, che dovete ricordarvi che c'è anche questa chiesa a Milano, che è molto molto importante, è enorme, e adesso ve la farò vedere anche di lato per capire meglio com'è. Allora,
Poi, intanto non ricevo più i messaggi, speriamo che pian piano arrivino tutti i messaggi. Adesso mi è arrivato Bernard. Ciao Bernard, ma siete a Milano o no? Fatevi vivi Bernard se siete a Milano, mi raccomando, perché ci tengo tanto a salutarvi, te e tua moglie, che sono i miei carissimi amici da Malta, che ogni tanto vengono qua a Milano. Allora, adesso vi faccio vedere appunto la prospettiva di questa bellissima chiesa di Santa Maria delle Grazie, che da qua forse la riconoscerete meglio, perché la cupola si vede da molti angoli di Milano, perché è molto molto alta questa cupola. Allora, la Beata Bea mi saluta addirittura dalla Polonia, Madonna, Beata Bea, incredibile che mi segui dalla Polonia, una roba assurda. Dai, allora salutami tutta la Polonia. Poi Alberto Giannotta mi dice grazie, grazie a te Alberto che stai seguendo il mio live. Come ti ripeto, sono proprio partito dal Cenacolo, vedete, di Leonardo da Vinci, sono a Santa Maria delle Grazie, che è una chiesa importantissima di Milano, non ve la potete dimenticare. Sono in Corso Magenta e a me fa strano, ma davvero fa molto strano, che tante persone non vengano mai a passeggiare in Corso Magenta, che è a 5 minuti a piedi da Cordusio, dal castello, dal nostro castello sforzesco. Quindi davvero mi sembra una roba assurda, da Cairoli praticamente. Allora, siamo in treno da Bologna verso Milano. Bravo Bernard, venite a Milano che è molto meglio di Bologna, dai, dai. Allora, Pingu Pingui, ciao da Milano Brenta, dai, allora sei alla fermata gialla Brenta, allora saluto anche tutta la gente che vive lì. Marco invece mi segue da Corso Vercelli, beh, allora sei qua vicino, sei proprio qui dietro, a due passi da me, da dove sto trasmettendo adesso il live. Tra l'altro Corso Vercelli è una delle mie vie preferite di Milano, è una zona top, e saluto i miei amici Enrico e Eliana che vivono proprio lì, in un angolo di quel corso bellissimo di Milano, al quale sono molto legato, tantissimi ricordi in Corso Vercelli. È davvero una zona elegantissima della nostra city. Vediamo se riesco a farvi vedere questo chiostro delle rane, che è proprio qui nell'abside, proprio dietro alla chiesa di Santa Maria delle Grazie. Intanto ci stiamo godendo un'ora blu pazzesca a Milano, guardate che blu intenso che c'è, questa è l'ora preferita da tutti i fotografi, ormai sono considerato anch'io un fotografo, quindi anche la mia ora preferita a questo punto. A questo punto saluto tutti i miei amici ovviamente fotografi di Milano Panoramica che mi seguono sempre. Allora, siete stati un giorno a Bologna, mi fa piacere che siete stati un giorno a Bologna, così capite la differenza tra le città italiane e direte sempre che è meglio Milano. Allora, sono leggermente di parte, leggermente. Intanto questa è la parte posteriore. Allora, intanto mi scrivono dalla redazione: Paul, ci sono mostre ed eventi dedicati a Leonardo, vuoi che metto link? Bravissima la mia Maddi dalla redazione, brava Maddi, adesso lei vi linkerà addirittura nei commenti del live tutte le iniziative, tutto ciò che si può fare che riguarda Leonardo, perché si celebra il 500° anniversario appunto di Leonardo, e per tutta Milano ci sono eventi e cose da fare. Vediamo se riesco a farvi vedere questo chiostro a cui tengo particolarmente e che vi ho postato oggi nel mio reportage fotografico sulla mia Nati per vivere a Milano. Quindi, se è ancora aperto, non lo so ragazzi, se a quest'ora è ancora aperto, provo a farvelo vedere. Allora, Lanto mi dice wow. Andrea Rich dice Milano capitale d'Italia, grande Andrea. Poi Luca D'Agostino, ciao Paul, bentornato, saluti da Vimodrone, ciao, salutami Vimodrone. Poi Milano the best senza dubbio. Michela Forte, arrivo a Pasqua. Allora ragazzi, adesso devo parlare molto piano perché vi devo fare vedere appunto questo luogo molto speciale, anche se c'è un po' buio, ma io cerco di farvelo vedere lo stesso. Allora, c'è un profumo di fiori incredibile, questo è il chiostro delle rane, è un luogo specialissimo della nostra Milano. Mamma, che profumo di fiori appena sbocciati, una roba incredibile. Ed è uno appunto dei luoghi che io preferisco della nostra city. Vediamo se ho acceso bene. Allora, io ho acceso anche il flash, però non riesco ad illuminare così lontano purtroppo ragazzi, quindi è un orario, diciamo, non è illuminato, ecco, di sera qua, per ovvie ragioni, ecco, non è un luogo come si può dire commerciale, ma è un luogo religioso, di culto. Quella che sto inquadrando proprio lì al centro è la fontana che dà il nome proprio a questo chiostro, si chiama Chiostro delle Rane, ha una forma perfettamente quadrata, quindi è un quadrato perfetto tutto questo chiostro, e
risale addirittura al 400. Pensate, tutto questo progetto viene fatto risalire al Bramante, quindi è un qualcosa che ha un valore artistico incredibile. Allora Fabio mi dice: saluti da Sesto San Giovanni, Paul, a breve verrò a visitare Santa Maria delle Grazie. Bene, fai benissimo, perché è una delle chiese più belle di Milano, devi venire assolutamente a vederla. Poi Solange Rodriguez, ciao anche a te. Isabel Galvan, è più la capitale, è Milano. L'Anto mi dice che è favoloso. Adesso lo state vedendo ovviamente con poca luce, quindi se volete vederlo meglio andate sul mio post fotografico di oggi, perché appunto vi ho appena postato tutte le foto che vi ho fatto qualche giorno fa proprio da qua, ed era giorno, si vedeva molto meglio. Tra l'altro questo è il live che avrei dovuto fare mercoledì, ma Facebook è andato in crash, non andava più né Facebook né Instagram, niente praticamente, e quindi non sono riuscito a farvi questa diretta mercoledì, che ero riuscito a arrivare qua ad un orario che c'era ancora un po' di luce. Però vabbè, ve l'ho fatta oggi e almeno vi faccio capire un po' che luogo è, e poi lo verrete a vedere con i vostri occhi. La Bea dice che bel posto, Solange dice bellissima, Luca Bernasconi mi dice spettacolo la Fontana delle Rane. Esatto, questo è proprio il chiostro delle Rane. Sono proprio qui dietro a Santa Maria delle Grazie. Come vi ho detto prima, è addirittura un chiostro del 400, si può ricondurre la sua progettazione a Bramante, e è un quadrato perfetto. Ogni lato di questo chiostro ha la stessa lunghezza, quindi è un quadrato proprio qui dietro alla Basilica di Santa Maria delle Grazie. Guardate che bella che è all'esterno, all'interno poi io la adoro, anche dentro è stupenda. Se volete vederla meglio ci sono tantissimi miei video sia su YouTube, potete ovviamente iscrivervi al mio canale YouTube Nati per Vivere a Milano, e poi li trovate anche sulla nostra pagina di milanoevents.it. però davvero è uno dei luoghi più belli di Milano. Allora Raffaella Messina mi dice ciao, un abbraccio, ma un abbraccio anche a te. Poi mi scrivi dal Brasile, dai che bello, sono troppo contento che mi scriviate un po' da tutto il mondo, e volevo farvi capire appunto com'è questo porticato. Quindi come vi ripeto, questa davvero è una chicca di Milano, uno dei luoghi più belli in assoluto, più suggestivi. Sono contento di farvelo vedere anche di sera con poca luce, perché così vi invoglio ancora di più a venire voi con i vostri piedini a fare due passi da queste parti. Dovete assolutamente venirlo a vedere, perché è un luogo di un davvero fascino unico. Allora, bravissima la mia redazione appunto, che sta mettendo online i link di tutti gli eventi legati a Leonardo da Vinci che ci sono a Milano, appunto per celebrare questo artista incredibile che ha, diciamo, ha lasciato tantissime opere incredibili nella nostra città. Adesso devo uscire perché stanno chiudendo ovviamente il chiostro. Allora, Luca dice, io ho condiviso il video nel gruppo del mio paese di Vimodrone. Bravo Luca, sono molto contento che tu l'abbia fatto, anche perché non è di certo finita qua ragazzi, perché ora vi faccio vedere tutto quello che voi potete vedere in una via di Milano che è Corso Magenta. È per me una delle vie cult di questa città. Quando non sapete cosa fare perché siete sempre negli stessi posti, venite qua da Cairoli, sono 3 minuti a piedi, oppure uscite a Conciliazione. Ecco, per io per arrivare prima all'entrata della Basilica sono sceso a Conciliazione. Ecco, se voi prendete la rossa, uscite a Conciliazione, sono 2 minuti neanche a piedi per arrivare qui a Santa Maria delle Grazie, al Cenacolo. Allora intanto vi faccio vedere l'ora blu e la nostra basilica dal dietro. Ecco, quindi il chiostro che vi ho appena fatto vedere, stupendo, è proprio questo dall'esterno, vedete? È molto semplice da riconoscere, quindi quando voi tenete come punto di riferimento l'abside, la parte appunto posteriore della chiesa, lo trovate immediatamente, lo potete venire a visitare. Allora, da Cairoli puoi venire tranquillamente, perché adesso ti farò vedere da dove arrivi. Se arrivi da Cairoli puoi arrivare da Cadorna, insomma ragazzi siamo in pieno centro a Milano, questo proprio è pieno centro storico, in 2 minuti ci arrivate da qualunque luogo. Però lo so, Corso Magenta non è una di quelle vie dove ci si passa per arrivare a posti più conosciuti, quindi dovete proprio venirci apposta. Ma io sono convinto che ovviamente la maggior parte di voi che mi segue di Milano conosca perfettamente appunto la Basilica di Santa Maria delle Grazie e Corso Magenta.
Ciao John, ciao carissimo, sono contento che mi ha scritto anche il mio amico John. Tra l'altro, questo è anche uno dei luoghi cult per la settimana del design che si sta avvicinando sempre di più, quindi qua ci sono tantissimi spazi espositivi che saranno usati anche durante la Design Week, quindi la settimana del fuorisalone, come qua per esempio stanno facendo una marea di installazioni appunto per il fuorisalone. E adesso vi faccio capire quante cose potete fare in Corso Magenta, soprattutto potete fare davvero una passeggiata, come la voglio chiamare io, una passeggiata d'arte, ecco, perché qui di arte ce n'è in ogni angolo e potete vedere davvero qualcosa che rispecchia tante epoche storiche diverse e ve la potete davvero gustare tantissimo, perché magari così cambiate un po' aria, fate qualcosa di nuovo. Allora, ciao Marina, come stai Marina? Allora, poi la Roby anche. Ciao Robby, mi raccomando, quando vi collegate scrivetemi, così vi saluto e ditemi sempre da dove mi state seguendo, perché ci tengo tantissimo, ecco, a salutare tutte le città dalle quali mi seguite. Mi spiace che voi non siate a Milano come me, perché per me è la città più bella di tutte e sono leggermente di parte, ecco, di poco poco di parte, capito? Dico proprio una roba impopolare, ma se state seguendo una pagina di Milano penso che sia perché vi piaccia, ecco, ovviamente, quindi posso sparare tutte queste cose qua. Allora, Raffaella dice: in che via sei ora? Che bueno. Allora, come sto dicendo appunto dall'inizio, tra l'altro è anche taggata nel mio titolo del live, io sto percorrendo Corso Magenta, quindi prima sono partito dalla piazza appunto della Basilica di Santa Maria delle Grazie, che ancora si intravede proprio lì in fondo, la vedete? Proprio lì. E adesso vi faccio vedere tutto quello che si può trovare sul percorso, e se arriviamo anche a un altro punto incredibile di Corso Magenta, dove c'è un gioiello unico al mondo. Allora, la mia redazione è molto molto efficiente e sta postando nei commenti del live tantissimi link per darvi tutte le informazioni degli eventi che riguardano Leonardo da Vinci e i 500 anni, appunto questo anniversario dei 500 anni di ricordo appunto di questo artista che ci ha lasciato così tanto a Milano. Ovviamente sono partito proprio dal Cenacolo. Pensa, tanta gente, io sono convinto che tanti che vedranno questo live capiranno per la prima volta dov'è il Cenacolo di Leonardo da Vinci, quindi è per me comunque sempre, spero, importante fare queste dirette, perché tutto quello che noi che viviamo a Milano da tanti anni, che la conosciamo bene, diamo per scontato, sicuramente non lo è per tanti che vengono qua per la prima volta o che vogliono cercare di capire di più di questa città. Poi ovviamente ci sono anche i milanesi che non lo sanno, eh? Allora, intanto cerco di leggere qualcosa in più. Allora, Marina Porro, scommetto, non lo posso dire Marina ancora. Poi John dice: dove sei ora? Ragazzi, questo è sempre Corso Magenta e sarò sempre su Corso Magenta durante tutta la diretta, quindi è inutile che mi chiediate dove sono, perché la via non cambia. È un corso di Milano lunghissimo e che ha dentro di sé, che ospita di tutto, tantissime cose stupende. C'è tantissima polizia, ci sono tantissimi carabinieri, c'è vigili, c'è di tutto, perché come sapete oggi c'è stata una manifestazione dei giovani contro l'inquinamento, e tra l'altro è una bella iniziativa appunto ricordare il fatto che viviamo in una città purtroppo che è una di quelle più inquinate, e spero che presto possiamo invertire questa tendenza, perché Milano è una città efficientissima per i mezzi pubblici, quindi possiamo davvero avere tantissime alternative invece di usare le auto inquinanti. Speriamo che presto si possa arrivare a qualcosa di decisivo per cambiare completamente questa situazione dell'inquinamento. Quindi bravi a tutti questi ragazzi che oggi hanno manifestato per la nostra salute e per avere un'aria più pulita. Allora, Rita dice: brava Rita. Poi Marina: ciao da Milano, ciao. Poi John: domattina sarà a Corso Magenta, bravo John, vieni qua domattina. Allora, questo che inquadro in questo momento è uno dei bar più conosciuti, più emblematici, più simbolici di Milano, è il Bar Magenta. Pensate, il Bar Magenta è sempre stato usato da tutti gli studenti per tutti i loro momenti di svago, per festeggiare gli esami, alcuni vengono anche qua a fare il brindisi della laurea. Insomma, è un bar davvero storico di Milano che tutti conoscono, chiunque abbia vissuto un minimo a Milano è venuto almeno una volta al Bar Magenta, ed è proprio questo che vi sto inquadrando qui davanti.
Allora, poi Solange dice che rumorare, beh, poi Marina, esatto, bravissima Marina, poi adesso lo spiego appena supero questo semaforo, perché adesso cerco di farvi capire qual è l'intersezione da cui sto facendo il live, però è un po' un casino perché c'è tanto traffico, quindi non so se riesco a farvelo capire. Sono vicinissimo alla Cattolica, brava Isabella, bravissima. Allora, davanti a me, vediamo se riesco a farvelo vedere, perché devo cercare di trovare un punto in cui potervelo inquadrare. Adesso qua mi vengono tutti addosso perché quelli con lo scooter fanno quello che vogliono. Allora, davanti a me c'è il piazzale Cadorna, vedete che si intravede un po' il nostro bellissimo, la nostra scultura del lago e del filo, quindi lì si vede la parte di filo appunto che esce dalla scultura che c'è appunto in piazzale Cadorna, quindi lì è Cadorna, ragazzi, quindi è molto molto semplice, mentre da questo lato siamo proprio dietro Sant'Ambrogio, quindi quella è la piazza dalla quale voi accedete proprio uscendo dalla metropolitana. Quindi dove c'è quel semaforo che inquadro lì in fondo, sulla sinistra c'è la Basilica di Sant'Ambrogio. Vi ho dato una marea di punti di riferimento appunto per arrivare in Corso Magenta, che si trova proprio a metà tra la metropolitana appunto di Sant'Ambrogio e quella di Cadorna. Tra l'altro prima vi ho fatto capire anche dove era Conciliazione, da dove sono uscito per farvi vedere la Basilica di Santa Maria delle Grazie. Allora, cara Marina, io non penso proprio che sia una schifezza Lago e il Filo, a me piace tantissimo, è una delle sculture urbane di Milano che mi piacciono di più, perché mi piace tantissimo il contrasto di questo Lago e Filo con tutto il contesto storico che c'è attorno. Tra l'altro simboleggiano i tre colori della metropolitana, pensate, adesso già abbiamo quattro metropolitane a Milano perché c'è anche la lilla e presto avremo anche la blu, quindi chissà, faranno probabilmente presto un'altra scultura, un'altra piazza per fare capire che abbiamo cinque linee della metropolitana, ma a me piace davvero tantissimo, mi piace anche molto fotografarlo perché mi ricorda un po' quello che si può trovare alle Centre Pompidou di Parigi. Pensate, proprio le Centre Pompidou di Parigi è un'altra zona di questa città che io amo tantissimo, appunto della Francia, che ha tantissime sculture moderne in un contesto storico antico, quindi mi ricorda un po' la Francia in quel punto lì, mi ricorda un po' Parigi. Allora, ciao Mapi, ciao! Allora, Dagmar dice: Lago e Filo, un bellissimo simbolo di Milano, anche per me, la Milano operosa anche secondo la Mapi. Poi Francesco dice: Paul, vieni qui in piazza Sant'Ambrogio. Caro Francesco, purtroppo non lo prevede il mio live di oggi, ma verrò presto a fare un live da Sant'Ambrogio, perché devo fare vedere un po' lo stato dei lavori della nuova metropolitana, della quale ho fatto anche un video con lo stato di adesso e i rendering di come sarà. Poi Eugenia dice: Milano è bellissima, anche secondo me. Poi la Rita dice: aggiungiamo un ago addirittura. Allora, vediamo un po', adesso io percorro ancora Corso Magenta, che è, come vi ho detto, una delle vie più eleganti di Milano. Allora, questi sono tutti negozi bellissimi, perché qua vendono davvero tutte cose chic, c'è un po' di tutto. E adesso arriviamo ad un punto che per me è una delle cose più importanti che abbiamo a Milano, e non lo so perché le persone ancora non lo sanno, non lo conoscono. Cioè, è allucinante per me che non venga dato lo spazio necessario a un paio di cose che adesso vedremo durante il mio live. Ecco, preparatevi, perché oggi il mio live non è di 20 minuti, magari è un po' più lungo, ecco, perché ci tengo troppo a fare bene questa zona di Milano, perché ci tengo che resti un video che spieghi a tante persone cosa c'è da vedere in questa zona di Milano, che non è così, come si può dire, esposta mediaticamente come altre che vengono davvero invase continuamente dai turisti, ma che per me è stupenda. Allora, vediamo, visto... ecco, la Marina mi ha detto che ha visto il rendering che ho messo nel video appunto della fermata della metropolitana, ecco, di Sant'Ambrogio, perché cambierà completamente, perché sarà l'intersezione anche della blu e faranno un lavoro incredibile in quel piazzale e sarà davvero molto interessante. È una specie di scalinata come quella che avete già visto in piazzetta del Liberty, che hanno fatto per l'Apple Store, quindi sarà una cosa un po' simile a quella che hanno fatto per l'Apple Store e secondo me ci starà molto bene in quel luogo. Certo è che stanno dando un disagio incredibile ai commercianti, tutti quelli che lavorano in quella zona, perché davvero hanno reso impraticabile Viale Carducci, San Vittore, insomma quell'intersezione di vie davvero è
un casino e tutti si lamentano, hanno ragione, perché questi lavori stanno durando da troppo tempo. Allora, la Mappi mi dà ragione perché mi dice che è una delle zone più belle e signorili di Milano. Tra l'altro già si vede davanti a me il luogo di cui vi stavo parlando. Allora, a Milano abbiamo anche noi la nostra Cappella Sistina. La Cappella Sistina di Milano è proprio questa meraviglia che c'è davanti a me, che è la chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore. Una chiesa che adesso è sconsacrata, ma all'interno ha degli affreschi e delle opere davvero incredibili. Cioè, è una meraviglia unica. Io vi consiglio sempre di andare a vedere questa chiesa perché è di una bellezza sconvolgente all'interno. Tra l'altro la potete visitare grazie ai volontari del Touring Club italiano, ecco, quindi sono loro a gestirla. Poi la Marina mi dice anche mia cugina che si è sposata a settembre in Sant'Ambrogio, ecco, vedi che anche lei ha dei parenti che si sono sposati da queste parti. Certo, sposarsi qui davvero è da nobili perché è una delle zone più in di Milano, una delle più chic, è davvero, come diceva la Mapi, ecco, che siamo, lei la conosce bene perché abitava in Brera, quindi a due passi da qua, e è completamente d'accordo con me anche lei. Allora, questo è un altro bellissimo palazzo che c'è qui in Corso Magenta, che vi consiglio assolutamente di venire a visitare. Guardate che ci sono queste sculture anche sul portone d'ingresso, stupende. Allora, la Anto addirittura dice che è un capolavoro, che l'ha rivista domenica scorsa. Adesso io ve la faccio vedere dov'è, perché ci tengo troppo a farvi capire come fare ad arrivare a vedere la Cappella Sistina di Milano. Poi, se è aperta, entro due secondi senza parlare, però ha due navate questa chiesa, quindi cercherò di fare, ma no, è già chiusa, perché appunto questa in teoria sarebbe l'uscita, quindi se l'uscita è chiusa mi sa che l'entrata anche lo sarà. Adesso cerchiamo di farvi capire, vediamo se è aperta o chiusa. È chiusa, mi sa. No, è aperta, ragazzi. Allora, io adesso entro, vi faccio vedere quello che posso farvi vedere, però ovviamente non posso parlare perché vado in un luogo, anche se è sconsacrato, è un luogo sacro, e quindi sto entrando nella Cappella Sistina di Milano e tantissimi mi hanno chiesto di vederla, quindi cerco di farvi capire un po' com'è. Allora, questa è la navata principale, che è molto molto grande, sono due navate, perché questa chiesa appunto ospitava le monache di clausura. Tutta la navata che c'è dall'altro lato appunto riguarda il coro delle monache, e adesso vi farò capire un po' meglio, cerco di capire se posso parlare o meno. Comunque questa viene considerata appunto la Cappella Sistina di Milano. Pensate, questi sono tutti affreschi fatti da Luini, che era un artista appunto del 1500, e li hanno poi terminati i suoi figli, ed erano tutti artisti come lui, e sono riusciti appunto a finire questa opera sensazionale che è questa chiesa. E questo è l'accesso all'aula delle monache, appunto le monache di clausura. È uno degli organi più antichi che abbiamo al mondo, ce ne sono pochissimi in Europa. Questo è dell'Antegnati, un organo dell'Antegnati davvero di un valore artistico immenso. Questa è tutta la parte appunto della seconda navata, che era appunto del coro delle monache di clausura. Pensate, lì avevano anche un accesso per mangiare, diciamo, fare la comunione che gli veniva data dall'altra parte, e tutto questo è, diciamo, la meraviglia di questa zona. Allora, questo è una delle poche rappresentazioni dell'Ultima Cena. Vedete anche questo, i Luini l'hanno raffigurata proprio come quella in omaggio di quella di Leonardo. Poi una delle cappelle che a me piacciono di più di questa chiesa è questa, che raffigura l'Arca di Noè, e quindi è il viaggio che hanno fatto tutti questi animali, ovviamente nella versione biblica, di questa bellissima raffigurazione che hanno fatto in questa cappella. La trovo davvero stupenda.
Allora, quindi vi ripeto, questa viene considerata la Cappella Sistina di Milano praticamente. Quindi è immensa, è stupenda. Per X motivi questa è stata una chiesa sconsacrata, quindi adesso qui non vengono più celebrate appunto le messe, e solo grazie al Touring Club italiano, quindi tutti i volontari, tutte persone volontarie, viene aperta al pubblico, quindi dovete assolutamente venire a visitarla, lasciare la vostra offerta appunto, perché questi volontari riescono a tenere aperto un bene molto molto prezioso che abbiamo a Milano. E io qua ogni tanto vengo perché quando devo riflettere, quando devo fare un po' così di introspezione, ecco, avere un momento mio, dato che l'ho scoperta per caso questa meraviglia, adesso per me rappresenta sempre un luogo dove venirmi a confrontare ogni tanto e pensare un po' alle mie cose. Quindi questo è, come vi ho ripetuto, un organo che ha un valore artistico inestimabile, appunto dell'Antegnati. E adesso, ragazzi, devo uscire. Adesso esco perché questa, come vi ripeto prima, è la navata principale, che è una meraviglia assurda. Quindi noi, altro che dire che a Milano non c'è l'arte, col cavolo che non c'è l'arte a Milano, abbiamo delle cose uniche. Quindi questa è una tappa obbligatoria. Qua. Bene ragazzi, adesso non è finita perché vi stupirò con effetti speciali, perché ho un'ultima cosa da farvi vedere assurda. E qua dopo voglio la palma di capitale a Milano, e togliamo la capitale da dov'è, facciamola a Milano perché adesso ve ne farò vedere un'altra di cose che chi non lo sa cambierà ancora più idea sulla nostra città. Allora, intanto non so se si riesca a capire l'eleganza. Ciao Andrea, anche non so se si riesca a capire l'eleganza di questa zona, di questa via, che è di una classe unica. Le persone che hanno la fortuna di abitare in questa zona ovviamente sono davvero fortunatissime, perché qui davvero si respira un'aria. Niente, è fantastico. Io quando passeggio in Corso Magenta mi sento davvero in un posto speciale, in un posto unico. E voglio continuare a stupirvi con effetti speciali, perché oltre ad avervi fatto vedere il Cenacolo, Santa Maria delle Grazie, il Chiostro delle Rane, poi sono arrivato all'intersezione di Cadorna Sant'Ambrogio, ho fatto vedere dove c'era quell'incrocio di Bar Magenta, poi ho proseguito, sono arrivato alla Cappella Sistina di Milano, di San Maurizio al Monastero Maggiore appunto, che ho appena lasciato, che è uno dei luoghi più incredibili della nostra città. Adesso ho un'altra cosa da farvi vedere, che tutti quando lo dico ci restano perché non lo sanno e non riescono davvero a farsene una ragione che anche a Milano abbiamo questo che vi sto per far vedere. Allora, ciao Jean, ciao, poi la Anto anche. Allora ragazzi, adesso vi spiego. Prima di entrare, perché vedrete subito una cosa che non vi aspettate assolutamente. Allora, per darvi un altro riferimento, proprio davanti a me c'è Cairoli, quindi quello che vedete in fondo a questa via è proprio l'accesso che avete anche dalla metropolitana Cairoli. Queste fermate del centro sono davvero molto molto attaccate, molto vicine l'una all'altra, quindi potete davvero uscire dove vi pare per raggiungere questa meraviglia di Corso Magenta. Allora, per concludere, vi voglio dire che anche a Milano abbiamo delle testimonianze dell'impero romano, ok? Quindi adesso noi vedremo una delle cose più incredibili che ci sono a Milano, che sono i resti del palazzo imperiale di Mediolanum, quando ancora Milano era chiamata Mediolanum. Quindi anche noi a Milano appunto abbiamo dei resti di epoca romana. Proprio qui a fianco a Corso Magenta appunto ho appena preso via Brisa, e qui
c'è tutto quello di cui vi ho appena parlato. E tra l'altro l'hanno appena sistemato anche molto bene, è un quartiere diciamo tutto riqualificato e qua attorno appunto hanno fatto tantissimi lavori, tantissime migliorie, e questo è quello di cui vi stavo parlando proprio adesso. Allora, tutto quello che state vedendo adesso non sono a Roma, non sono ai Fori Imperiali di Roma, ma sono a Milano. Tutto quello che vedete, che è stato davvero racchiuso così bene, ecco, in queste bellissime recinzioni che hanno fatto, tra l'altro qui ci sono anche bellissime residenze, ecco, di appartamenti, c'è cioè di tutto. Questo proprio era il Palazzo Imperiale di Milano ed è stato appunto ritrovato ed è stato tutto restaurato e delimitata l'area. Basta fare due passi appunto da San Maurizio al Monastero Maggiore e potete venire a vedere appunto questa meraviglia. Adesso ve lo voglio far vedere anche dall'altro lato perché merita davvero tantissimo. È una delle cose diciamo più sorprendenti di Milano, che lo so, non lo sanno in tanti, è una roba brutta da dire, lo so, non lo sanno, però è così. Allora, brava Marina, sono proprio in via Brisa, quindi per concludere una passeggiata storica assurda, sono partito appunto dal Cenacolo di Leonardo da Vinci, sono addirittura arrivato ad un luogo di Milano pieno centro dove abbiamo i resti dell'epoca romana. Appunto tutto ciò che vedete qua risale più o meno al 300, quindi fate voi i conti di quanti anni hanno queste rovine che vi sto mostrando, appunto del Palazzo Imperiale di Mediolanum di Milano. Vedete qua, hanno creato dei giardinetti anche molto molto belli e sono in una zona top di Milano, ecco, è una zona incredibile, non lo so chi possa permettersi di vivere da queste parti, però addirittura qua ci sono appartamenti che hanno vista rovine Palazzo Imperiale, cioè davvero questi sono fortunatissimi secondo me, perché davvero hanno una grande possibilità. Allora, intanto vedo dei messaggi della nostra redazione che probabilmente sta dando un po' a dei nostri followers. Allora, vedete, ecco il percorso Cairoli-San Lorenzo, perché comunque qua siamo anche molto vicini alle colonne di San Lorenzo, che come sapete sono un'altra testimonianza dell'epoca romana che è restata ancora, diciamo, intatta qui a Milano, nella nostra città. Quindi abbiamo vari punti nella nostra città dove potete vedere appunto dei resti di epoca romana. Ma grazie a te, Anto, ma che carina, grazie a te. Vediamo quanto sono. Ah, però, 37 minuti, sono live da 37 minuti, quindi in 40 minuti circa si può fare tutto questo percorso che ho fatto io. Ovvio che voi poi vi soffermerete di più nei luoghi per fare le foto, per cercare di capirli meglio, ecco, per dare un po' più di tempo, ecco, anche alle guide che troverete nei vari posti, perché come vi ho detto anche nella chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore sono tutti volontari quelli che troverete all'interno del Touring Club Italiano, quindi sono persone molto competenti che vi daranno anche tante informazioni storiche. Allora, la Marina mi dice: qui nel 313 l'imperatore Costantino promulgò l'editto di Milano. Ecco, esatto, è proprio questo. Io non lo so, penso che davvero pochi sappiano cosa possa essere questo percorso che vi ho fatto di Corso Magenta. E anche tanti che vivono a Milano, secondo me, da tanti tanti anni. Queste sono dirette che io ho fatto all'inizio della mia pagina di Nati per Vivere a Milano e adesso le sto riproponendo appunto qua su milanoevents.it. Siamo comunque in condivisione anche sulla mia pagina perché voglio cercare di fare capire ancora di più quante alternative di luoghi da visitare ci siano nella nostra città. Basta veramente poco per conoscere sempre cose più belle. Allora, Elio Villa mi dice: ciao dal team polizia, ma dai, sempre gentilissimo, saluto tutti voi della Polizia di Milano che fate un lavoro sempre pazzesco per la sicurezza della nostra città, siete fantastici, siete the best, abbiamo davvero noi gli operatori più bravi in tutti i settori, ecco, a Milano davvero abbiamo l'eccellenza di tutto, per questo per me dovrebbe essere capitale d'Italia, però vabbè, non posso dirle queste cose, mi sto troppo, allora, allargando, mi sto allargando. Allora, Anna dice: è stata capitale dell'impero per circa 200 anni, esatto. Poi Flora mi dice: grazie, magnifico percorso, ma grazie a te che hai seguito tutto questo mio giro enorme di oggi. Ve l'avrei voluto fare con un po' più di luce mercoledì, però ci sono stati tutti i problemi tecnici che ci sono stati con Facebook, quindi è andata così, però tanto lo rifarò anche d'estate con un bel tramonto magari.
Allora, poi ok, mi sembra che la mappi anche lei ringrazi la polizia, ovviamente. E quindi, oggi vi ho fatto questa diretta incredibile, tutto corso magenta, davvero dovete condividere la manetta più che potete perché date a tutti un'idea alternativa di un percorso unico da fare a Milano e sono contento di essere riuscito a farvi vedere tutto praticamente, perché tutto era aperto, quindi sono riuscito bene o male a entrare in tutti i luoghi. Domani pomeriggio sarò live da City Life perché appunto c'è questo evento del tiramisù più lungo del mondo, è una roba che non c'entra niente con quello che ho fatto stasera, però dai, noi facciamo vedere tutti gli eventi più importanti, quindi domani vi farò vedere questa curiosità da City Life. Ciao Doni, si è collegata anche la mia amica Doni, ciao, che magari domani riesce a raggiungermi a City Life, vediamo un po'. Allora, Patti dice bella passeggiata, visto che dopo vado al lavoro, ciao. Poi Cristina dice che è bellissimo, le è piaciuto tantissimo, mi fa piacere. Poi tutti che si ringraziano, eh. Questo, allora mi hanno chiesto di far vedere anche di qua, ok? Vedete, ecco qua, ci sono tutti i giardini che hanno tutto rifatto, bellissimi proprio qui davanti. Poi, oh, raga, ce ne sono ancora mille di cose qua attorno. Qui c'è un'altra chiesa importantissima, però non posso fare tutto in una diretta. Poi, appena cambierà l'ora, tra un paio di settimane, finalmente avrò un po' più di luce a disposizione e ve ne faremo vedere ancora tantissime di cose. Ciao, eccomi qua. Vedete, almeno ogni tanto si vede che sono io a fare i live, sto pazzo qua del Pol Pablo con dietro tutti i resti dell'impero romano a Milano. Ciao. Allora, ecco, ci tenevo ogni tanto perché tutti mi dicono che non mi faccio mai vedere, allora ogni tanto adesso mi faccio anche vedere. Allora, grazie a tutti voi, ci vediamo ancora domani live, mi raccomando, domani vi darò un'altra serie di tantissime informazioni su tanti eventi che stiamo organizzando con milanoevents.it. E grazie anche a tutti quelli che mi stanno seguendo dalla mia Nati per vivere a Milano. Ciao, buona serata a tutti, ciao!